Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Questa notte vogliamo parlare di Loredana Bertè, 50 anni di successo. Molti gli ospiti e quindi analisi, testimonianze, commenti, tante immagini e ovviamente tante canzoni. Loredana Bertè, un testimone, una protagonista dei nostri tempi. Ieri, oggi, domani, sempre, cara Loredana. Tra poco vi aspettiamo, ricordate, a volte, quasi sempre, la felicità è proprio nell'attesa. Vi aspettiamo. Cari amici di Rai 1, eccola alle mie spalle, bella, brava, è la fine del mondo, Loredana Bertè. Collegati con noi questa notte, oltre a tanti ospiti, li vedo già pronti Franco Simone e Sandro Giacobbe. Sono due bravissimi artisti, due cantanti che hanno conosciuto, hanno gareggiato forse a qualche festival di Sanremo con Loredana Bertè. Sandro e Franco, chi è Loredana Bertè? Raccontata da voi. Franco Simone ora. Franco. Allora, io ho proprio un debole per Loredana Bertè, lo confesso, perché insieme è protagonista, grande artista e innocente. C'ha questo sguardo, questo suo sorriso, questo bisogno degli altri che hanno tutti i veri grandi artisti. Tant'è vero che un giorno ho anche composto una canzone, lo dico per la prima volta, neanche lei lo sa. La canzone l'ho chiamata Marva, ma praticamente ho cercato di fare un ritratto psicologico proprio di Loredana, che ripeto, adoro. La prima volta ci siamo incrociati, gareggiato no, non mi pare, incrociati, io l'ho sempre visto come un incontro evento ogni volta che l'ho incrociata. Sempre gentile, disponibile e anche l'amo anche quando non è condivisibile, perché se uno ho letto con attenzione la sua autobiografia, e se uno legge con attenzione capisce certe asperità, no, che si porta appresso e può soltanto amarla di più. Aggiungo che secondo me un di più, un surplus di affetto se lo merita per tutto quello che non è stato dato alla sorella, perché lei ha ereditato molto e della, di questa maniera del bisogno degli altri, ripeto, che aveva anche Mimì. Per cui io voglio bene a lei e aggiungo anche l'affetto che avrei voluto continuare a riservare alla sorella. Insieme appassionatamente, vale a dire i nostri cantanti e artisti, Giacobbe, Gragnaniello, Eccoli e Franco Simone. Un attimo che vengo da voi. Entra Loredana per la prima volta in sala di registrazione nel 1970, quando fa la corista con la sorella Mia Martini. L'album è un album molto importante di Chico Buarque. L'anno dopo partecipa ai cori in Oltre la collina, album di debutto, pensate, proprio di Mia Martini. Che musica è? Che parole sono i testi, la musica di Loredana Bertè? Simone, Gragnaniello, Giacobbe. Franco. Beh, la cosa che si respira, l'hanno detto anche prima molto bene, è l'idea di libertà, di sincerità assoluta. Loredana è incapace di mentire, di non essere se stessa, e in questo rimane una bambina adorabile, sempre. Un giorno ero presso la sua casa discografica, lei è arrivata con una valigia piena di regalini e ha cominciato a distribuire a tutti i dipendenti della sua casa discografica. Sembrava contenta lei, come se fosse lei a ricevere i regali, proprio con l'entusiasmo di una bambina che sta aprendo i regali sotto l'albero di Natale. Ecco, e per queste cose è assolutamente unica. E quel sorriso, anche l'abbiamo vista recentemente quando ha The Voice, è indubbiamente un campione di sincerità, di ingenuità, di purezza. Perché proprio anche nei rapporti con i colleghi, no? È sempre stata così. Poi anche molto divertente, ricordo una volta lavoravamo tutti e due per lo stesso produttore Roberto Danè, grande, indimenticabile Roberto Danè, e c'era una rivale sua, una collega che veniva spesso additata come rivale. Lei aveva fatto Non sono una signora e c'era una bellissima recensione e lei col suo modo sempre spontaneo ha detto: oh Franco, falla vedere a Danè che quell'altra sta recensione se ne sogna.
Lei dice: sono pazza di me, finalmente Loredana Bertè si è liberata, a mio avviso, di tante catene che aveva e quindi adesso ha trovato la sua vera libertà. Gragnaniello, Giacobbe e Simone, un brevissimo flash, voi che l'avete conosciuta, frequentata, avete lavorato con lei, su questa vita avventurosa, una donna che ha amato tantissimo, come dicevo, ed è stata riamata tantissimo. Franco. Ma io ho visto sia nella vita di Loredana che in quella di Mimì una ricerca continua per la costruzione tipo monumento di una famiglia che non avevano avuto e il rimpianto che secondo me le ha accompagnate per tutta la loro esistenza, e questo le rendeva fragili e insieme bisognose d'affetto e adorabili, tutte e due. C'era apparente, al di là del fatto che litigavano, anch'io ho sentito delle espressioni da ambo le parti un po' polemiche, però era una maniera di volersi diversamente bene. Quello che è mancato a tutte e due è quella famiglia che hanno cercato invano di costruire, perché tutte e due hanno raccontato che avevano dei progetti che non sono andati in porto. Sentiamo tre telegrammi firmati: Gragnaniello, Giacobbe e Simone. Franco, Simone. Allora, se mi permette, leggerei qualcuno di questi versi che ho scritto 40 anni fa per lei. Si chiamava Marva la canzone, ma era Loredana, parlavo di Loredana. Allora, e canta Marva, la spettinata, tra un dentifricio ed una cioccolata. E canta Marva, la notturna, una storia di animali e di uomini. Affida sempre un ritornello al caso, ha fatto un patto con il paradiso. E dal suo petto tu vorresti allontanare tutti i fiori che pungono. Si scorda Marva del suo passato, una manciata di note, ed è andata anche la foto del padre che beve troppo e della madre in riva al mare. Ed è più bella quando guarda il cielo, ed è più bella quando canta dolore, ed è più bella mentre canta quando pensa è gratis fare l'amore. Voce tropicale, voce quasi africana, voce misteriosa, la notte in metropolitana. Dentro alla sua fuga non la raggiungerai. Nuvola che non cade, che non fa pioggia mai. Voce di miraggi, la mente vola senza guida. Per le vie del mondo non ci sono occhi e pelli chiare, solo stracci intorno ai desideri. Quadri naif o fotografie, qui siamo tutti uguali, uomini nati ieri. E canta Marva e non fa fermate nelle stazioni che non hanno estate. E quando esce, mette sotto il cappello due pezzetti di favole. In prima fila un uomo sta aspettando. C'è un'altra nave per chi sta cantando. E qual è il suo telegramma, Franco? Simone, il suo telegramma? Corre ancora verso la speranza con l'aiuto della musica. Vale come telegramma? Sì, che corra, che continui a correre per lei e per noi. Loredana Bertè, protagonista, testimone dei nostri tempi. La sigla. Marva la spettinata, tra un dentifricio ed una cioccolata. E canta Marva la notturna, una storia di animali e di uomini. Affida sempre un ritornello al caso, ha fatto un patto con il paradiso. E dal suo petto tu vorresti allontanare tutti i fiori che pungono. Si scorda Marva del suo passato, una manciata di note ed è andata anche la foto del padre che beve troppo e della madre in riva al mare. Ed è più bella quando guarda il cielo, ed è più bella quando canta dolore,
ed è più bella mentre canta quando pensa, è gratis fare l'amore. Voce tropicale, voce quasi africana, voce misteriosa alla notte in metropolitana. Dentro la sua fuga non la raggiungerai, nuvola che non cade, che non fa pioggia mai. Voce di rifiuti, la voce quasi marciapiede, voce di miraggi, la mente vola senza guide. Per le vie del mondo non ci sono occhi e pelli chiari, solo stracci intorno ai desideri, quadrina, info, fotografie, qui siamo tutti uguali, uomini nati ieri. Non hanno estate, e quando esce mette sotto il cappello due pezzetti di favole. In prima fila un uomo sta aspettando, c'è un'altra nave per chi sta cantando, e corre ancora verso la speranza con l'aiuto della musica. Voce tropicale, voce quasi africana, voce misteriosa alla notte in metropolitana. Dentro la sua fuga non la raggiungerai, nuvola che non cade, che non fa pioggia mai. Voce di rifiuti, la voce quasi marciapiede, voce di miraggi, la mente vola senza guide. Per le vie del mondo non ci sono occhi e pelli chiari, solo stracci intorno ai desideri, quadrine, info, fotografie, qui siamo tutti uguali, uomini nati ieri. Yeah.